Today we are launching the World Osteoporosis Day in Rome. What is the central theme of this year's World Osteoporosis Day? The central theme of 2012 World Osteoporosis Day is Capture the Fracture, with the underlying campaign slogan of Stop at One. What we'd like to do is capture everyone around the world who's had their first osteoporotic fracture and see them treated and managed appropriately. Thank you. Capture the Fracture is going to spread the knowledge on osteoporotic fractures around the world. One very important initiative linked to this concept is the Fracture Unit. Can you tell us more about the Fracture Unit's program? Yeah. In this year's World Osteoporosis Day report, what it contains is all about the best method of secondary fracture prevention, how to do it. And what we do know is that you need a central person, a fracture nurse or a fracture liaison officer, who works with the whole team and follows up that patient. We know how to implement those systems. We know it is cost effective or cost neutral. So with the Capture the Fracture campaign, what we're doing is putting together all the evidence on one website and linking people all over the world and giving them the tools to implement those systems. The U.S. campaign, 2 Million Too Many, has been recently announced as a program of awareness of the citizen in the United States of America. How will the Capture the Fracture program interact with the 2 Million Too Many campaign? Well, the Capture the Fracture program is a worldwide program campaign of the International Osteoporosis Foundation. So what we're doing is, for instance, showcasing all the different programs and campaigns in every country in the world and putting all those, showcasing all those campaigns on our website and linking people together and tools. 2 Million Too Many is an initiative of the National Bone Health Alliance in the US, and that's their campaign in the US to stop the 2 million fractures by 20% by 2020. Thank you, Dr. Stenmark, for your kindness in answering the questions, and hope to see you in Italy in the future. Thank you very much. You are the president of the most important organization involved in osteoporosis. Can you tell us the impact of this disorder worldwide? Worldwide, it has an enormous impact. In Europe alone, there are more than 30 million men and women with osteoporosis, and a large number of fractures each year are attributed to osteoporosis, and it's an enormous burden on society, much greater than any single cancer, for example. We are always told that osteoporosis is a disorder that is underdiagnosed and undertreated. Is there any hope that this scenario will change in the near future? The problem with osteoporosis is that it's thinning of the bones, and people don't complain of thinning of the bones. It's when a fracture arises, and it's not always recognized that the fracture is due to osteoporosis. So what we need to do is to turn attention to the fracture, and in each individual elderly person who's had a fracture, is this due to osteoporosis? And if it is, to have a proper assessment and proper treatment. Your presence in Rome today clearly shows the consideration you have for our country. Do you believe that Italy is doing enough to promote the recognition of osteoporosis and fragility fractures? I think if we look across Europe, there are inequalities in different European countries. Italy does some things very well and some things rather less well. And I think one of the important achievements that we'll make over the next year or so is to draw attention to these differences in healthcare and hopefully to correct the deficits in Italy, correct the deficits in the UK, and have a more equitable approach towards osteoporosis. Thank you, Professor Canis, for your kindness in answering our questions. Hope to see you soon in Italy. It's a pleasure. Thank you. Ho mia mamma che è ammalata da tantissimo tempo di osteoporosi. His mother has a disease. His mother has suffers osteoporosis disease. E nel corso degli anni ho visto la malattia degenerare sempre di più e quindi ho visto la grande sofferenza di mia mamma. He has seen the great suffering of his mother. Okay, all right, we won't do translation. Okay. You can translate. Okay, all right. So, okay. Start again? Okay. So, Paolo, tell us why osteoporosis is so important to you. L'osteoporosi per me è importante perché nella mia famiglia ho avuto mia madre, ho tuttora mia madre che ha 86 anni, che è malata di osteoporosi da
da più di 30 anni e quindi ho visto la mamma ammalarsi sempre di più, avere sempre più sofferenza, fare sempre più fatica ed è una malata molto grave. Questo mi ha sensibilizzato molto ovviamente, perché quando in famiglia hai un malato di osteoporosi è quasi naturale interessarsi della malattia. Okay. And what's your message to everyone in Italy who has osteoporosis for this year? Il messaggio è che la prevenzione nell'osteoporosi diventa importantissima, fondamentale, perché la malattia, quando si avvertono i sintomi della malattia, non dico che sia troppo tardi, ma purtroppo è così, cioè diventa importantissima la prevenzione. La prevenzione significa uno stile di vita adeguato, quindi significa fare attività sportiva, significa alimentarsi nella maniera giusta. E questo bisogna farlo da sempre, non bisogna arrivare a 50 anni e pensare di farlo dai 50 anni in poi, bisogna iniziare subito, dai 20 anni, ad avere uno stile di vita corretto, e questo credo che sia fondamentale. And so, in English, the message for World Osteoporosis Day this year is stop at one. Soffro di osteogenesi imperfetta, che è una malattia genetica ossea che praticamente comporta una riduzione dell'osso fin dalla nascita, per cui ho subito delle fratture quando ero bambina, e questo chiaramente ha causato in me molto disagio. Sono stata per molto tempo considerata da tutti una bambina da tenere, diciamo, da proteggere, da tenere sotto una campana di vetro, fino a quando poi ho conosciuto la professoressa Brandi quando aspettavo il mio primo bambino, che mi ha curato con delle terapie specifiche appunto per la mia malattia, e mi ha permesso appunto di portare a termine la gravidanza senza disagi, cioè senza fratture, senza grossi problemi a livello scheletrico, e poi mi sta concedendo appunto di riuscire a condurre una vita normale, spero di continuare così. Grazie. In questo simposio noi chirurghi abbiamo avuto una non preponderante parte, ma una importante parte, nel senso che noi chirurghi ortopedici siamo quelli che fanno la cosiddetta prevenzione terziaria, e cioè interveniamo chirurgicamente sulla frattura osteoporotica o sull'osso osteoporotico per evitare che poi ci siano le recidive, e cioè delle problematiche susseguenti ad una operazione non andata bene. I nuovi dispositivi chirurgici più moderni, le tecnologie più avanzate sono tutte a disposizione di questo tipo di patologia, e devo dire che oggi hanno risolto la gran parte di queste problematiche delle fratture da fragilità. Oggi siamo in grado di trattarle bene, di recuperarli velocemente e di fare in modo che non avvengano poi delle recidive. Quindi la chirurgia in questo senso può dare una grandissima mano a quella che è una lodevole iniziativa di prevenire la frattura da fragilità curando l'osteoporosi, e poi consegnare l'eventuale evento fratturativo nelle mani del chirurgo con un osso migliore, affinché il chirurgo, applicando queste nuove tecnologie, possa avere un grande successo. Oggi, 18 di ottobre 2012, il lancio della giornata internazionale dell'osteoporosi da parte dell'International Osteoporosis Foundation con la nostra collaborazione della Fondazione Firmo a Roma, alla presenza di autorità religiose e del presidente della International Osteoporosis Foundation, John Canis, abbiamo lanciato il tema della giornata e dell'anno 2012-2013, che è proprio
capture the fracture, che noi abbiamo tradotto in italiano con cattura la frattura. Cattura nel senso riconosci che la frattura è un momento di fragilità estrema, in cui ormai la fragilità si è resa manifesta. Se con l'osteoporosi noi sapevamo di avere un rischio di frattura, eravamo fragili, quando abbiamo la frattura non c'è dubbio che la frattura è già una condizione di manifesta malattia, non parliamo più di rischio. Questo però non avviene normalmente, in realtà capture the fracture and stop at one, fermati alla prima, non avviene perché se una persona oggi si frattura per esempio l'avambraccio, in realtà pensa, e quello potrebbe essere la prima spia della sua fragilità, in realtà pensa che la frattura dell'avambraccio sia semplicemente essere caduti male, essersi appoggiati in maniera troppo pesante sul braccio, e quasi sempre questo avviene in un'età che è fra i 50 e i 60 anni, la donna tende a sminuire l'importanza di questo episodio fratturativo, traducendolo più in una caduta un pochino più brutta delle altre, mentre noi cadiamo tante volte nella nostra vita e non ci fratturiamo l'avambraccio. Allora, questi segni di fragilità dove arrivano? Arrivano ai pronto soccorsi perché le donne vanno al pronto soccorso per fare una radiografia, o arrivano addirittura dal chirurgo se la frattura è una frattura più importante che necessita non di un gesso ma di un intervento chirurgico. E allora sono queste persone che vanno informate. La frattura dell'avambraccio è una frattura già da fragilità in quell'età, non è la frattura di un giovane che ha un incidente importante o di un grande trauma stradale, quindi noi dobbiamo immaginare che queste informazioni giungano alle persone che prima vedono le fratture e poi preparare per i pazienti fratturati un percorso che preveda non soltanto la diagnosi radiologica, non soltanto l'intervento chirurgico o il gesso, ma che preveda un percorso di prevenzione, di educazione, di diagnosi della malattia osteoporosi che in quel paziente magari non è stata diagnosticata, considerando che noi oggi trattiamo 2 su 10 dei pazienti fratturati per fragilità e quindi noi stiamo sottotrattando e sottodiagnosticando una condizione così importante. Quindi la parola d'ordine è fermati alla prima e l'altra parola d'ordine è accorgiti che ti sei fratturato ma per fragilità.